Per la sua posizione geografica, l'Italia, fin dall'antichità, ha legato la sua fortuna militare e commerciale alla presenza del mare, in particolare il bacino del Mediterraneo. Non stupisce, dunque, che proprio l'Italia sia stata la culla della cartografia nautica. Con questo termine ci si riferisce alla produzione di carte contenenti informazioni geografiche legate alla navigazione. La prima carta nautica di cui si conserva una copia è dunque italiana. Si tratta della cosiddetta carta pisana, risalente alla metà del XIII secolo, in cui è rappresentato il Mar Mediterraneo. Una raccolta di carte con le rotte costiere e portuali veniva chiamata all'epoca portolano, dal latino portus, porto. L'epoca delle repubbliche marinare fu un periodo molto fiorente per la cartografia nautica. Possedere carte particolarmente dettagliate poteva infatti trasformarsi in un vantaggio sui rivali. Ecco perché i cartografi venivano ben retribuiti e si cercava di evitare che passassero da una città all'altra. L'importanza dell'Italia in questo settore della cartografia continuò anche in epoca rinascimentale, grazie a figure come Fra Mauro e Battista Agnese, genovese alle dipendenze di Venezia, a cui si deve, alla metà del Cinquecento, il primo atlante italiano. Il termine atlante, impiegato per indicare una raccolta cartografica, venne però usato per la prima volta da Gerardo Mercatore, il più importante cartografo del Cinquecento. Mercatore era originario delle Fiandre, dove in quel periodo si sviluppò un'importante scuola di cartografia nautica legata alle attività commerciali della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Mercatore mise a punto un sistema di proiezione cilindrica che porta il suo nome, utilizzato ancora oggi nelle mappe nautiche. La proiezione di Mercatore ha infatti il vantaggio di rappresentare senza distorsioni angolari le rotte marine, anche se, come tutte le proiezioni che restituiscono su un piano una superficie curva, distorce la dimensione delle terre più lontane dall'equatore. Così, per esempio, l'estensione dell'Alaska risulta pari a quella del Brasile, che in realtà è più grande di quasi 6 volte. La proiezione di Mercatore resta tuttavia la più utile e vantaggiosa, tanto da essere usata oggi nelle Google Maps.